Una radicale riforma regionalista è non soltanto una scelta fondamentale del nuovo governo regionale, ma è la condizione stessa per poter realizzare gli obiettivi. È uno dei passaggi dell'intervento del presidente della regione Mario Oliverio, che ha illustrato in consiglio il suo programma di governo. La riforma, ha detto Oliverio, dovrà essere perseguita contemporaneamente lungo tre direttrici: sul piano istituzionale, con una più esatta ridefinizione della funzione di produzione legislativa e di coordinamento territoriale, in un efficace rapporto con le autonomie locali, con la revisione delle procedure di spesa e nuove regole per gli enti strumentali; sul piano amministrativo, attraverso, ha spiegato Oliverio, la semplificazione delle strutture dei centri di costo e l'accorciamento del lungo e burocratico iter delle decisioni e dell'esecuzione delle scelte; sul piano dell'etica pubblica, con il ripristino del senso del dovere e del servizio, con la valorizzazione del merito e delle competenze, con un cambio sostanziale nei comportamenti di amministratori e dirigenti. La Regione Calabria, nel corso degli anni, ha aggiunto Oliverio, è diventata una struttura elefantiaca nella quale il disordine e la confusione amministrativa sono diventati funzionali alle discrezionalità delle scelte, al mantenimento di privilegi politici, alla conservazione di strapoteri di alti burocrati, sempre in oscillazione tra la subalternità al potere e la difesa di autonomi spazi di potere.